Va bene, allora, la Zimbosca vi trova le parole giuste per dirvi che a volte voi non lo sapete, noi non lo sappiamo, ok? Ma c'era tutto un disegno, un disegno acuto per noi. E dice così, di queste due persone che siamo noi con quella persona lì. Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. No, leggila bene. Esatto. Non faccio la spiega, no, la capite? Leggi, ragazzi, la dovete capire. Bosca con la spiega di Fabio. Dai. Con tutto, vai. Con la spiega di Fabio. Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. Vorrei dire qualcosa. È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella. Non conoscendosi, credono che non sia mai successo nulla fra loro, ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi, dove da molto tempo potevano incrociarsi. Vorrei chiedere loro se non ricordano una volta un faccia a faccia in qualche porta girevole, uno scusi nella ressa, un ha sbagliato numero nella cornetta, ma conosco la risposta: no, non ricordano. Li stupirebbe molto sapere che già da parecchio tempo il caso giocava con loro, non ancora pronto del tutto a mutarsi per loro in destino, li avvicinava, li allontanava. Altanava, tagliava loro la strada e soffocando una risata con un salto li scansava. Vi furono segnali che importa se indecifrabili. Forse 3 anni fa o lo scorso martedì una fogliolina volò via da una spalla all'altra, qualcosa fu perduto e qualcos'altro raccolto, chissà, forse già la palla tra i cespugli dell'infanzia. Letto male. Vi furono maniglie e campanelli su cui anzitempo un tocco si posava su un tocco. Vedi, tu sei sul tram, schiacci per scendere. Lei magari aveva schiacciato per l'ultima volta, quindi il tuo dito si appoggia sul suo tocco. Oh, valigie accostate nel deposito bagagli. Una notte, forse lo stesso sogno, subito confuso al risveglio. Ogni inizio, infatti, è solo un seguito e il libro degli eventi è sempre aperto a metà. In ogni aspetto della vita, dell'universo, si nasconde un numero. Frattali, materia, c'è sempre un numero. Un numero che ci urla qualcosa nelle orecchie. E quello che cerco di far capire ai miei studenti è che i numeri danno accesso alla comprensione di un mistero che è più grande di noi. Come accade che due sconosciuti si incontrino? C'è una poesia di uno scrittore venezuelano che comincia così: la terra girò per renderci più vicini, girò sul suo asse e su di noi, finché finalmente ci ricongiunse in questo sogno. Ne devono accadere di cose perché due persone entrino in contatto fra loro.